Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cuore di panna variegata al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 4 ore. Gli ingredienti sono biscotti secchi, cioccolato, nocciole, latte intero, panna fresca, una bacca di vaniglia, farina, zucchero, acqua e burro. Diamo il via alla ricetta. Per mettere la panna in frigo perché non ci serve immediatamente, la panna per essere montata deve essere bella fredda. Per prima cosa foderiamo una tortiera a cerniera con un foglio di carta da forno. Adesso andiamo a inserire nel boccale i biscotti. Andiamo a tritarli per 7 secondi a velocità 7. I nostri biscotti sono tritati, andiamo a metterli da parte. Adesso andiamo a pesare 120 g del nostro burro. Li andiamo a far sciogliere. Per un minuto 60 gradi, velocità 1. Adesso uniamo i nostri biscotti e andiamo a mescolare per 30 secondi a velocità 2. Adesso andiamo a mettere la nostra base di biscotti sul fondo della tortiera. E andiamo a livellare con il cucchiaio. Dopo aver livellato per bene il composto, andiamo a mettere la tortiera in frigo. Dopo aver lavato il boccale andiamo a mettere il latte intero, lo zucchero, la bacca di vaniglia e la farina. E andiamo a cuocere per 5 minuti. 90 gradi, velocità 3. Mettiamo questa crema in un recipiente. Ovviamente anche la bacca di maniglia all'interno della crema per farla prendere di gusto. Chiudiamo con la pellicola trasparente e andiamo a riporla in frigo per 20 minuti circa. Andiamo a mettere nel boccale il cioccolato e tritiamo per 10 secondi a velocità 8. Andiamo il burro. L'acqua. E andiamo a sciogliere per 3 minuti. A 50 gradi. Velocità 2. Andiamo a versare il nostro cioccolato fuso sulla base del biscotto.
dopo aver versato il cioccolato sulla base, andiamo a riporli in frigo. Dopo aver lavato il boccale, adesso andiamo a montare la panna. Versiamo la panna ben fredda. E riceviamo la farfalla. Chiudiamo, coperchio senza il misurino, e andiamo a montare per 3 minuti a velocità 3. La nostra panna è ben montata, adesso andiamo a prendere la nostra crema alla vaniglia e andiamo a versarla all'interno. Prendiamo la nostra crema, togliamo la farfalla. Versiamo all'interno la nostra panna. Adesso con movimenti dal basso verso l'alto andiamo a mescolare la crema alla panna. Bene, dopo aver incorporato per bene la panna alla crema, andiamo a riprendere la nostra tortiera e andiamo a versare questo composto nella tortiera. Adesso andiamo a mettere la nostra crema all'interno della tortiera. Livelliamo. Andiamo a posizionarla in freezer per 3 ore. Adesso andremo a preparare la crema per guarnire la torta. Innanzitutto tritiamo le nocciole secondi, velocità 4. Le nocciole sono tritate, andiamole a mettere da parte. Adesso andiamo a inserire nel boccale il cioccolato e andiamo a tritarlo 10 secondi a velocità 8. Andiamo a unire il burro. Andiamo a scioglierlo per 3 minuti, 50 gradi, velocità 2. La nostra crema è pronta, andiamo a guarnire la nostra torta. Dopo aver guarnito la nostra torta con la crema al cioccolato e la granella di nocciole, andiamo a riporla in freezer per altri 30 minuti. Torta cuore di panna. Grazie e alla prossima ricetta.